Monte Corvino, Pavella, Monte Corvino, Pavella, Monte Corvino, Pavella, Monte Corvino, Pavella. Questo è il mio paese. Salve fenomeni, sono il vostro fenomenale Akuma XRX per voi. E oggi si parla del Milan. Prima di iniziare con questo video, mettete un bel like su questo video, commentate e condividete il video. Per voi è tutto gratuito, per me è un grande supporto. Allora, piccola premessa. Se vi state chiedendo il perché sto facendo solo il Milan e non l'Italia, cioè il mio parere personale, semplicemente perché io gli europei non lo sto guardando proprio, non lo sto cagando minimamente, vi dico la verità. Però sempre Forza Italia. Vi dico già da subito, sempre Forza Italia. Anche perché, ragazzi, io devo portare anche altri contenuti. Se mi metto a parlare anche l'Italia, ragazzi, e altri contenuti, come posso dire, è difficile da portare. Quindi ho deciso di portare solo il Milan una volta a settimana, e il resto dei giorni porterò altri contenuti. Almeno così svariamo un po'. Perché, ragazzi, sarebbe complicato altrimenti una cosa del genere. Comunque, parliamo subito del Milan, ragazzi, perché come dico sempre, lo faccio una volta a settimana e dico svariante news, ragazzi, svariante news, Roma, tutto il resto, in un unico video, una volta a settimana. Ovviamente solo, diciamo, quelle diciamo più importanti, mettiamo tra virgolette. Allora, ragazzi, allora cominciamo da Ibrahimovic. Il suo ritorno potrebbe complicarsi, perché è vero che lui si è operato, e diciamo che è già stata una grazia di Dio che non è stato peggiorato e che doveva uscire fuori per 7 mesi, e meno male che non è successo, per carità. Per ora sta facendo le sue vacanze e ci sta, però dopo dovrebbe ritornare a fare le terapie conservative fino all'8 luglio, quando il Milan si raggruppa tutto il gruppo, tranne chi deve giocare agli europei. A questo punto di vista, a metà agosto in poi si saprà se le sue condizioni fisiche saranno migliorate o peggiorate. Bene, se sono migliorate, va bene così. Altrimenti, ragazzi, sapete che cosa succede se nel caso in cui le sue condizioni saranno peggiorate? In questo punto di vista, il Milan per Giroud non gli basta, dovrebbe prendere un altro attaccante, o di giovane prospettiva, o qualcuno diciamo di esperienza. Io vi dico la verità, punterei di più su esperienza. Sui rumors dicevano che al Milan potrebbe arrivare Mauro Icardi, ma questo è soltanto un rumor, voce di corridoio. Ma mettiamo caso che fosse vero, ragazzi, io un pensiero a Mauro Icardi, se nel caso in cui Mauro Icardi è fuori dal progetto del Paris Saint Germain, un pensiero, vi dico la verità, con il prestito di diritto di riscatto, io lo farei. Lasciamo perdere quello che è successo all'Inter, che Icardi, per mezzo di sua moglie, che è la sua manager, ovvero Wanda, che fece tutto il casino tra rinnovo, fascia di capitano, di qua di là, e poi che è successo? L'Inter ha mandato fuori Icardi verso Paris Saint Germain, come tutti sappiamo. Ma se parliamo di giocatore, è sempre un buon giocatore. Però il fatto che forse non ha fatto il suo meglio nel campionato francese, boh, forse potrebbe essere che non sia adattato al gioco del Paris Saint-Germain, chi lo sa, perché io vi dico la sincerità, a me il campionato francese non la seguo proprio completamente, perché io vi ripeto, io seguo solo il Milan e solo il Milan seguirò. E a sprazzi qualche volta la Salernitana, ragazzi, perché vi dico la verità, io sono molto tifoso del Milan al 100%, ma se devo simpatizzare un'altra squadra, quella è la Salernitana, perché io ci sono andato anche allo stadio, l'ho pure tifata, ragazzi, è proprio così. Quindi immaginiamo se ci fosse Salernitana Milan, ragazzi, io allo stadio della Salernitana ci andrei, però io ci vado da neutro. Quindi non favorisco né il Milan e né la Salernitana. Io ci vado da neutro. Perché tanto o finisce il pareggio, o finisce la vittoria del Milan,
ho la vittoria della Sanitana, ragazzi, a me mi fa felice. Vabbè, comunque, detto tutto ciò, io comunque a Maurizio Icardi, io comunque, come ho detto prima, io lo prenderei ad occhi chiusi con un prestito di riscatto. Parlando adesso di Donnarumma. Donnarumma. Bene, bene, bene. Allora, anzi, più che Donnarumma, Dollarumma. Dollarumma. Perché tanto a te ti interessano solo i soldini? No, perché gli 8 milioni di euro all'anno più 2 milioni di bonus ti facevano schifo. No, ne volevi 2 milioni di euro in più. No, per 2 milioni di euro te ne vai fuori, parametro zero. Il parametro zero, chi se lo prende? PSG! PSG! Paris Saint-Germain! La stessa squadra dove gioca Marco Verratti e anche Maurizio Icardi. Che coincidenza, che coincidenza. Vabbè, tanto il Paris Saint-Germain se ne sbatte dei coglioni, il finanziario, cioè, acquista tutti. Vabbè, per me può fare quello che vuole, tanto è fuori dai giochi dei media, che cavolo me ne frega, che cavolo me ne frega. Però, il fatto che io dico sempre che è un mercenario perché vuole solo i soldi, questa è la verità. Comunque, il Paris Saint-Germain, sapete quando gli darà all'anno? Gli darà 10 milioni di euro all'anno più 2 milioni di euro di bonus. Quindi sono gli stessi soldi che voleva Donnarumma. Anzi, più che altro Mino Raiola. Mino Raiola, che visto che lui dice io faccio quello che dice Mino. Bene, allora Mino Raiola gli richiede 12 milioni di euro all'anno al giocatore. E ovviamente dice Donnarumma. Comandato da Mangiafuoco che lo tratta come se fosse un burattino, firmerà il Paris Saint-Germain. Comunque, complessivamente, per 5 anni, sono 60 milioni di euro. 60 milioni di Va bene, va bene. Però, attenzione, attenzione, prima si è trapelato un rumor pazzesco, che poi è stato completamente chiuso, quindi non era nulla di vero. Si dice che il Paris Saint-Germain, anche se avrà preso un portiere a parametro zero come Donnarumma, a quest'ultimo si copre, anzi, più che altro, io mi sono sbagliato, scusate, volevo dire, il Paris Saint-Germain, anche se prende Donnarumma, avendo già Navas, Rico, se non vado errato, e Aoleoba, non mi ricordo quell'altro nome del portiere, vabbè, scrivetelo nei commenti se sbaglio. Se sbaglio il suo nome, mi pare Aoleoba o Aleola, boh, non mi ricordo, vabbè, lasciamo perdere, comunque quell'altro portiere, si è capito. Quindi ha già tre portieri c'ha il Paris Saint-Germain, tre portieri. Il Paris Saint-Germain potrebbe mandare in prestito Donnarumma, sapete dove? Alla Roma! Alla Roma! Mamma. Che poi, tra l'altro, Mourinho era l'unica squadra italiana che voleva prendere a tutti i costi Donnarumma, visto che aveva offerto lo stesso contratto, quello del Paris Saint-Germain, ovvero 10 milioni di euro all'anno. Però Donnarumma ovviamente li ha rifiutati perché non gioca la Champions League la Roma. Non ci gioca la Champions League. Infatti gioca la Conference. E non penso che avrebbe giocato la Conference. Non penso. Infatti è già stato tutto declinato perché la Roma gioca la Conference e Donnarumma non vuole la Conference, vuole la Champions. E quindi e ora bisogna vedere adesso se Donnarumma partirà titolare oppure in panchina, perché Navas non è un grande portierone, però non è uno di meno. Per carità. È vero che diciamo che se è uscito da fuori Champions League un pochino è anche colpa sua, però è sempre un ottimo portiere Navas. Vabbè, è vero, ha 35 anni, però c'ha un'ottima esperienza rispetto a Donnarumma. Quindi io penso che se la giocano negli allenamenti, almeno credo. A meno che non si dividono, diciamo, le competizioni. Per esempio, Donnarumma giocherà con campionato e come si chiama? E la Champions League. Mentre invece Navas invece farà la Coppa francese. Così per far riposare Donnarumma. Per come la penso io. Vabbè.
Va bene, poi ragazzi, adesso dobbiamo correre veloce perché sennò qua andiamo troppo a lungo. Adesso si prolunga il prestito di Brian Diaz e Dalot. Quindi abbiamo tutto e due. Romagnoli forse fa le valigie verso Barcellona, scambio con Firpo. Ragazzi, vi dico la verità. Non credo che si potrebbe fare perché io penso che Romagnoli vuole rimanere a tutti i costi il Milan. Poi sarà il Milan a decidere se per lui è fuori progetto oppure no. Però deve considerare che Romagnoli deve accettare la panchina perché ormai i difensori centrali, diciamo, titolari sono Tomori e Kjaer, che sono i difensori centrali, diciamo, più forti che abbiamo. Bene, il Milan prova i Icone, ma il Dortmund è avanti. Ci vuole provare a prendere Icone, però tutto in vano. Tutto in vano perché c'è Donnarumma che è veramente fortissimo in questo punto di vista. Bene, vabbè, poi l'idea del Milan è Marin, ma i Cagliari spara alto, ne richiede tra i 18 milioni di euro oppure 20. Ragazzi, questa, diciamo, operazione si poteva fare se il Milan non avesse problemi a livello economico e viceversa, ma purtroppo no. Purtroppo no. Forse Leao, Rafael Leao, mi dispiace dirlo, ma potrebbe essere ceduto a 30 milioni di euro. Ragazzi, se fuori progetto va bene, però vi dico la verità, a me mi dispiace perché Leao è stato uno di quei giocatori che mi è sempre piaciuto, vi dico la verità. Anzi, infatti io me lo sono mantenuto, infatti su FIFA 21 l'ho messo come attaccante di prima punta, oppure magari come ala sinistra. Che tra l'altro Leao in questo punto di vista è anche un jolly per due ruoli, però. Ma se Milan lo vuole cedere, cioè non crede, diciamo, alle sue potenzialità, ben venga, ragazzi, che devo dire. Però vi dico la verità, mi esce qualche lacrimuccia un domani. Perché vi dico la verità, ma mi dispiace, io l'avrei tenuto. Bene, forse Tonali riuscì. Forse su Tonali rischiamo di perderlo. Rischiamo di perderlo perché? Perché il Milan sembra tutto fatto, però a un certo punto il Milan cambia idea e vuole mettere Holzer per avere, diciamo, come posso dire, un piccolo sconto. Ma il Brescia preferisce avere Colombo nella trattativa. Ragazzi, se qua perdiamo Tonali, forse faremo la fine di un giocatore che si chiama Locatelli. Ragazzi, è vero, noi l'abbiamo mandato proprio, mandato noi Locatelli, ma semplicemente perché Locatelli era fuori dal progetto, non era perché chissà che cosa, non era a livello monetario, non era per altri motivi. No, noi l'abbiamo mandato via semplicemente perché era fuori progetto e mi spiace vederlo bruciato. Vi dico la verità, ragazzi, ma è la verità, infatti, stando a Sassuolo che ha avuto la titolarità e se l'ha meritata, ragazzi. Si è esploso. E quindi mo penso che Locatelli potrebbe andare o al Paris Saint-Germain o alla Juventus. Io spero che vada al Paris Saint-Germain. Comunque sia, come posso dire? Ragazzi, in questa trattativa mi dispiace per Tonali, io spero che rimanga. Spero che rimanga in qualche modo. Spero che Brescia ci ripensi nel dire vabbè, facciamo lo sconto perché tanto è giovane, cioè forse non li vale tutti quei soldi. Infatti, ragazzi, 35 milioni di euro per Tonali, che è un giovanissimo. Almeno che non è che ha fatto un granché, però si vede che sta crescendo il ragazzo. Infatti, l'ho mantenuto, ragazzi, e sta crescendo. Cioè, su FIFA, però, dico io. Ma però, se lo tengo sul serio, a parte gli scherzi. No, per noi è imprescindibile. Anche se poi dovrebbe giocare già comunque dalla panchina perché noi abbiamo comunque Bennacer e che sì. Che poi a proposito, ragazzi, noi stiamo anche rischiando un pochino grosso, perché Bennacer e che sì, sono aterrato. Loro dovevano giocare per Coppa d'Africa e lì siamo a buco dell'acqua perché forse il solo Tonali non ci basta, ci serve anche qualcun altro. Quindi Mina deve essere un po' più sveglio.
Il caso di più, diciamo, imbavagliata è quella di Cialanoglu, non si è capito se rinnova o non rinnova, ma staremo a vedere al riguardo. E l'ultima cosa che voglio dire, ragazzi, che se Gio Ramos, come posso dire, che se ne va via fuori da Real Madrid a parametro zero, quindi ormai è un giocatore svincolato, si è proposto al Milan. Però c'è solo un piccolo problema. Richiede troppi soldi. Vuole 75 milioni di euro complessivi. Allora, ragazzi, io vi dico la sincerità. Io se Gio Ramos, come un giocatore in più di esperienza, io lo prenderei. Perché comunque Tomori, è vero che tutto, diciamo, come giocatore, è un grande giocatore, per carità. Però noi abbiamo bisogno anche un altro difensore centrale. Perché secondo me solo tre non bastano, ci voglio almeno quattro, essendo una difesa a quattro. Scusatemi il gioco di parole, però è così. Io Sergio Ramos lo prenderei ad occhi chiusi. Solo che l'unico problema è che Sergio Ramos vuole più soldi, come nel caso di Donnarumma. Però il bello che si è proposto con la Milan. Vi dico la verità, io lo prenderei Sergio Ramos. Farà solo 2 o 3 anni a Milan, ci farà bene a noi. Avremo pochi giocatori di più di esperienza e amen, e amen. Perché tanto anche se Ibrahimovic, perché tanto Ibrahimovic dopo questo anno, cioè dopo questo nuovo anno, cioè anzi fra 2 anni in pratica, potrebbe anche andarsene e noi avremo già uno di esperienza però in difesa. Così in modo tale che magari in attacco potremmo mettere uno o qualcuno sempre di esperienza, però. Secondo me la filosofia di questo nuovo Milan, secondo me, vorrebbe mettere tutti, diciamo, giovani, ma solo uno d'esperienza, solo uno. Per come la vedo io, per come la vedo io, infatti Ibrahimovic è l'unico più vecchio, diciamo, nel calcio attualmente. Che poi ci saranno anche Kjaer e qualcun altro, che hanno età avanzata, mettiamolo tra virgolette. Però, se prendiamo Sergio Ramos in difesa, ragazzi, avremo una difesa quasi impenetrabile. Almeno al centro della difesa. Quindi io lo prenderei, io lo prenderei, io lo prenderei. Ah, comunque, ragazzi, un'ultima cosa prima di chiudere. Vorrei tanto che il Milan ci pensasse a riguardo la fascia di capitano. La fascia di capitano se lo merita Kjaer, non solo come giocatore, ma anche come uomo. Dopo quello che è successo al povero Eriksen, che mi dispiace molto. E ha fatto un bellissimo gesto da parte di Kjaer. Kjaer ha fatto un bellissimo gesto, che io vi dico la verità. Mi sono sceso solo lacrimucce. Solo lacrimucce, che tra l'altro ha abbracciato la moglie di Eriksen, che sono una donna che si chiama Sabrina. E ragazzi, è una cosa grande e meravigliosa, che è veramente un grande esempio. Quindi io spero che gli danno la fascia di capitano a Kjaer. Quindi fascia di capitano a Kjaer! Kjaer, Kjaer. Bene ragazzi, per ora con questo video si conclude qua. Come sempre, lasciate un bel like, commentate e condividete. Come dico sempre, tutto gratuito per voi e per me un grande supporto. E noi ci vediamo ai prossimi video. Dal fenomenale è tutto, ci vediamo, fenomeni! Monte Corvino, novella, 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 Monte Corvino.